benvenuto da parte delle aziende e degli enti soci. In questa serata di festa, per i 25 anni di fondazione della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino. Il ringraziamento va agli imprenditori che provano affetto e un debito di riconoscenza verso la loro città, consapevoli che i beni storico-artistici sono luoghi di identità, attorno ai quali è possibile costruire un concetto dinamico di cittadinanza. Padre è stato un uomo veramente speciale che tutti ricordano sempre con enorme ammirazione, rispetto, considerazione ed amicizia. Dopo la sua scomparsa abbiamo deciso di creare una seconda fondazione che abbiamo chiamato Fondazione Renzo Giubergia, dedicata esclusivamente alla musica. Vorremmo far suonare dei giovani talenti, tutti ovviamente di grandissima qualità, a cui lasceremo la possibilità di suonare in questi luoghi in modi diversi. Potranno esserci concerti di arpa, di pianoforte, di fiati, ma in maniera assolutamente libera. E proprio nel nome di questa libertà, di cui noi comunque siamo sempre stati fieri e orgogliosi, abbiamo individuato nella figura di Francesca Camerana la nostra direttrice artistica, non solo perché è una grande musicista, una grande conoscitrice musicale, ma soprattutto perché lei è riuscita in qualche modo a cogliere il senso profondo di questa fondazione e il desiderio di noi familiari di farne parte tutti insieme. Durante i nostri concerti cercheremo di premiare tutti i vari giovani o con borse di studio oppure cercando di farli suonare in grandissimi concerti. Questa almeno è la nostra speranza. Per molti Renzo è stato un amico, un maestro, un punto di riferimento. Per Consulta un grande presidente. Per tutti un esempio di capacità imprenditoriale, di senso civico e di affetto per la propria città. A ricordo di Renzo vorrei consegnare a nome dei soci, a nome di tutti i presenti, una targa a Paolo e Guido. Grazie per l'attenzione.